Lato, quando è nata con l'obiettivo di ottimizzare la gestione dei rifiuti all'interno di un intero comprensorio. Le sembra corretto in questa ottica creare disservizio ai comuni che non pagano, giustificando la mancata spesa di quel determinato comune? Certo, lei dice molto bene, è nata con le migliori intenzioni, ma purtroppo se prendo questa frase detta oggi per ottimizzare il servizio mi viene da ridere. Nel 2000 Roccamena svolgeva il servizio con 3 operai, aveva un camion che funzionava dentro il perimetro abitato di Roccamena, la discarica era a 2 passi, inquinava quanto inquina una normale discarica e il costo era irrisorio, forse anche sottostimato, però. Si è passati da un costo sottostimato a un disastro ormai complessivo degli ato siciliani, perché anche quelli che erano stati come dire, giudicati virtuosi si è scoperto che avevano dopato e drogato i bilanci, quindi non c'è nessun ato in questo momento in grado di funzionare in queste condizioni. Semplicemente perché finché il sistema delle discariche viene gestito dai privati e non copre tutto il territorio, è chiaro che i privati si arricchiscono, i cittadini pagano, l'ato fallisce, anche se per statuto non può fallire, essendo stata costituita da soggetti pubblici, quindi che cosa succede? Ogni qualvolta si accumula un debito, l'ato lo ripartisce fra tutti i comuni. Roccamena è uno dei comuni all'interno lato 2 più virtuosi, nel senso che ha meno debiti e i debiti che ha derivano da interessi legati al fatto che altri comuni non hanno pagato. E noi quegli interessi non intendiamo pagarli e intendiamo che Lombardo in persona intervenga finalmente a fare rispettare la legge, a fare pagare i comuni che per anni hanno saputo, in virtù di sindaci abbastanza furbetti, perché pensavano alla ricandidatura, pensavano a tenere buone le popolazioni, drogato i propri bilanci, truccandoli e evitare di pagare quanto l'ato chiedeva, il che è assolutamente contestabile, ma se tu non lo contesti subito devi pagare come pagano gli altri comuni. Questo è quello che è successo negli ultimi anni. Senta, recentemente l'ex commissario straordinario del nostro comune, Belmonte Mezzagno, la dottoressa Rizza, ha, diciamo, per via unilaterale, cioè di sua iniziativa, come responsabile del comune, con l'ausilio ovviamente dell'ufficio tecnico, di determinato i costi del lato. Cioè Sì. lato aveva chiesto 2 milioni e 2, la dottoressa Rizza gli ha fatto un prezzo di 1 e 3 Sì. e gli ha inviato questi costi. Passati 60 giorni, l'altro non ha reclamato, quindi a noi sembra che sia stata accettata la rideterminazione della Rizza. L'unico ente titolato alla determinazione del costo, purtroppo o per fortuna, è la società. Quindi è in quella sede che si deve determinare il costo, ci si deve azzuffare, si deve discutere, ma quella delibera che si chiama rideterminazione del costo l'abbiamo fatta noi, l'ha fatta Corleone, l'ha fatta Conte Sentellina, è un po' un espediente perché ormai i sindaci devono cercare di sopravvivere e vivono purtroppo di espedienti. Anche Roccamena la fa ogni anno, Ma è limando banda. 60, assolutamente no. Perché potrebbe essere impugnata tranquillamente dalla società presso il TAR, ma in atto non ha prodotto mai effetti, cioè ognuno paga per quanto crede di dover pagare e poi accumula il debito, che comunque l'ato contesterà. Il problema vero si deve risolvere in seno al lato, perché nel costo molte volte esistono delle Quindi mi distorsioni. sta dicendo che Belmonte comunque pagherà 2,2. Secondo me sì, assolutamente sì. Secondo me sì, perché nei costi che sicuramente il vostro bravo commissario avrà contestato ci sono, c'è il costo degli operai amministrativi che viene mascherato attraverso servizi, cioè lo sappiamo ormai tutti, perché il nostro problema non è il pagamento dei mezzi degli operai della discarica, del conferimento a discarica, ma nel budget ci sono compresi gli amministrativi di cui tutti vogliono disfarsi ma che sono dipendenti della società, quindi ogni problema secondo me, sia pur dolorosamente, va risolto dentro la società. Senta, il sindaco di Marineo, il comune di Marineo, a quanto ci risulta, è riuscito ad ottenere la gestione del servizio raccolta differenziata in maniera distinta, a toglierlo, diciamo, al Sì. Coires, ed ha attuato la strategia rifiuti zero, che l'ha portata a una raccolta differenziata, gli ultimi dati dicono il 60%. È una strada attuabile nel nostro contesto, nel lato PA2, cioè, visto che il contratto di servizio stipulato tra lato e i comuni prevedeva per contratto la raccolta differenziata, che questa praticamente non è avvenuta, è possibile chiedere una cosa del genere al lato? Guardi, ai sensi dell'ultima circolare che è uscita dalla Regione, il Comune di Roccamena in data 2 gennaio 2012 ha chiesto che il servizio possa essere gestito direttamente dal sindaco. Noi siamo stati fra i primi comuni a fare la richiesta. Se
se non che ci dicono dalla regione quella circolare che la regione stessa ha fatto è stata dichiarata illegittima. Quindi a questo punto bisognerebbe fare un po' di chiarezza nei provvedimenti normativi e nelle circolari che la regione emana, perché se sono contraddittorie fra loro ognuno fa quello che vuole. Noi riteniamo, Roccamena ritiene sì, che il servizio raccolta differenziata possa essere stralciato. D'altronde la società dà autorizzazione allo stralcio del contratto per la discarica, perché se no nessuno scaricherebbe più. Roccamena, come gli altri comuni, ormai ha un contatto diretto con la discarica, paga il dovuto alla discarica detraendolo dalla fattura complessiva del lato. Questo ci tengo a precisarlo, non è un costo aggiuntivo, ma noi lo detraiamo dal mensile del lato e riusciamo a scaricare. Quindi suppongo che si possa fare anche per la raccolta differenziata e per altri servizi. Purtroppo ad oggi tutte le richieste fatte dai comuni, e tra queste c'è quella di Roccamena, è stata fatta fra le prime, per riavere servizio, quindi per ricaricare gli operai al comune di Roccamena e per riprenderci il mezzo, che comunque noi furbescamente non abbiamo la soluzione. La soluzione secondo me viene dalla regione. Lombardo ha dichiarato di recente che il servizio rifiuti in Sicilia non ha bisogno di alcuna modifica. Mi sentirei, alla luce di quello che succede a Palermo, a San Martino delle Scala, a Belmonte, al Coires, mi sentirei di contestare questa affermazione, perché secondo me bastano pochi investimenti, va bene, non si sono più fatti gli inceneritori regionali, ma ciò non toglie che si possono trovare altre soluzioni. Ultima domanda e poi la salutiamo, sperando di averla con noi. Sicuramente sì. Si può uscire dal lato? Si può uscire dal lato se c'è una legge regionale che lo determina. Il lato è stato costituito da una legge regionale, i sindaci per uscire hanno poco potere. È chiaro che, come dicevo poc'anzi, ogni sindaco cerca di industriarsi, si inventa il pagamento diretto agli operai, che è assolutamente vietato, si inventa la raccolta differenziata, che comunque sono piccoli servizi, ma in realtà ogni comune deve fare capo alla società. Quindi o mettiamoci d'accordo, o continuiamo a stare nella società accettandone con sofferenza tutte le regole, oppure, ed è la mia ipotesi, il servizio può gradualmente ritornare ai comuni. Rimane il problema di tutti quegli assunti che di fatto servono poco alla società, perché o la società diventa un ente produttivo, e in quel caso c'è lavoro per tutti quelli che ci sono adesso, più quelli che potrebbero essere assunti se il rifiuto diventasse produttivo. Ma in una situazione in cui il lato si limita a gestire faticosamente la raccolta quotidiana, e nemmeno quella, basta che vi giriate attorno, se non so da dove, da Belmonte, da Monreale, da San Giuseppe Ato, ci sono continue emergenze, cassonetti che mancano, cassonetti bucati, immondizia, perché che si superi in qualche maniera l'emergenza quotidiana e pensare agli investimenti, perché ripeto, è cosa ormai risaputa che il rifiuto può diventare una risorsa. Ora, semplicemente questo. Va bene, la salutiamo e la ringraziamo. Ci vediamo presto, grazie a voi.